C'è la spensieratezza di chi si gode il mare e la disperazione dei migranti bloccati alla frontiera. Da una parte chi con il turismo ci campa e dall'altra chi, come i centri sociali, fa della presenza degli immigrati un'occasione di battaglia politica. A distanza di oltre 2 mesi la situazione a Ventimiglia, come potete vedere, non è cambiata. Laggiù il confine francese e qua sugli scogli ancora un accampamento di migranti, persone che cercano periodicamente di passare la frontiera e regolarmente vengono respinte. Se vedete meno persone oggi rispetto alle settimane passate è solo perché i migranti hanno trovato una ospitalità in un campeggio di fianco gestito dagli antagonisti del comitato No Border. Andiamo a vedere. Nelle scorse settimane i giornalisti sono stati oggetto qui di minacce e aggressioni. Oggi siamo fortunati, non siamo i soli. I centri sociali stavolta vogliono mostrare un volto dialogante. Abbiamo allestito questo campo, abbiamo costruito docce, bagni, una cucina da campo, effettivamente per supportare le persone che vogliono manifestare il loro dissenso. Allora, sicuramente qui hanno molte più libertà, non hanno orari, non hanno forti limitazioni rispetto ad altri campi. Io credo che l'impatto che creiamo veramente sia veramente minimo, cioè effettivamente a livello di immagine, cioè secondo me è quasi inesistente, e a livello pratico tutto quello che facciamo è togliere 12 posti macchina. Questo è il massimo che di danno che possiamo arrecare, e non mi sembra comunque un granché. Una volta c'era un bel locale, c'erano dei bei tavoli, c'erano degli stranieri che consumavano, facevano, lasciavano dei soldi. Un bordello è diventato, venite a vedere, più constaterete. Umanamente mi dispiace, però è la mia vacanza e vorrei essere un po' più rilassata. I gestori dello stabilimento preferiscono non parlarci, non vogliono compromettersi, la convivenza qui non è facile. Abbiamo evidenti problemi sia diciamo ambientali che igienici, e quindi la gente prima di entrare nel parcheggio ci pensa 2 volte e va via. Questo è un problema evidente sia per noi che per altre diciamo attività.